meglio queste ultime evoluzioni. Liliana Faccioli, Pintozzi in diretta da Londra. Lili, che cosa sta succedendo proprio nelle ultime ore? Eccoci Michele, beh, sta succedendo che la riunione tra Jeremy Corbyn e Theresa May è andata bene, è stata molto costruttiva, così l'ha definita il portavoce del leader laburista, che a sua volta appunto si era detto soddisfatto e aveva annunciato che ce ne saranno altre, probabilmente già domani, in un calendario di lavoro serrato, perché Jean-Claude Juncker oggi lo ha ripetuto, se il Regno Unito, come ha detto la May, vuole uscire dall'Unione Europea entro il 22 maggio, dunque sa tenere le elezioni europee, deve presentarsi a Bruxelles con un accordo ratificato dal Parlamento entro il 12 aprile. Cosa succede? Molta acqua passerà sotto i ponti da qui ad allora. Cambiamo argomento. No, che palle. Fuori servizio. E ti pareva? Proprio stasera che volevo starmene a casa. Ma tutto il weekend senza sigarette, no. Non ce la posso fare. E adesso? Dove lo trovo un distributore? Niente. Mi sa che mi tocca prendere la macchina. Buonasera, sono una democratica atipica, così Lois Lightfoot si è presentata agli elettori, forse andava... Devo decidermi a cambiare la batteria. È già la terza volta che parte a fatica. Certo, dovrei cambiare anche le gomme, i freni. Quasi quasi faccio prima a cambiare macchina. Però mi dispiace, sono affezionato al mio squaletto. Abbiamo combinate tante assieme. Ok, adesso sigarette. Mi devo concentrare. Allora, da Piazza Foraggi l'hanno tolto un annetto fa. Quello vicino al cimitero è troppo lontano. Magari in zona centro, sulle rive. Cacchio, non riesco neanche a pensare, mi manca la nicotina. Posso essere già in astinenza? No, non ci posso credere, guarda chi c'è! Aspetta, aspetta! Adesso ti prendo. Ma dove è finito? Ma che cazzo? Ma sì, calmo. Vaffanculo, va. Mamma mia, oh, incredibile. Non pensavo di vederlo. No, niente. Devo chiamare assolutamente Lorenzo, subito. Oi, quel momento. Ciao, non ci crederai mai. Indovina chi ho appena visto. La vecchia con il vestito giallo. Cazzo, ma gira anche di notte. Allora parli seriamente. Ti giuro, è sempre con le borse. Certo che ne fa di chilometri, ne parlavamo proprio oggi in redazione. Pazzesco, ormai è diventata un'ossessione. Ma perché non la segui? Così scopri cosa ha portato tutto il giorno. Sono curioso. Se lo scopri diventi il nostro eroe. Oh, ormai l'ho persa, ti chiamo della macchina, sto guidando. Dove vai di bello?
Ah, guarda, ho finito le sigarette e sto cercando un distributore. Perché non vai al Grande Buffo? Hai ragione, così mi faccio anche una buona birra. Dai, ci vediamo lunedì in redazione. Buona serata. Ah, ma perché, senti, organizziamo una cena da noi in una di queste sere. Mia moglie vuole conoscerti. Certo, Lorenzo, grazie mille e buon weekend. E salutami la tua signora. Ah, sicuramente, quando la vedo. Stasera è fuori con la sua amica. Sai, ogni tanto la lascio in libera uscita. Ah, stasera film serio allora. Eh sì, esatto, seratona horror. Grande, buon film allora. Ci vediamo lunedì. D'accordo, a lunedì. Ciao. Che è venuto a trovarmi. Ciao Pino, come stai? Beh, in forma. Potrebbe andare meglio. Sto rompendo un po' le palle. Prima del lavoro? Ma vedi, sono le 10:30, il locale è vuoto. Dai, lasciamo stare. Cosa prendi? La tua buona rossa e un pacchetto di sigarette. Sigarette non le vendo più da un anno. Figurarsi se riuscivo a fumare questa sera. Tutta salute. Siete rimasti in pochi. Ormai fumano tutte quelle porcherie elettroniche. Ah, io no. Io voglio farmi male seriamente. Eccola qua. Grazie. Approfitto della tua presenza e vado un momento... Tranquillo. Sempre in giro con quelle borse. Piene di che cosa? Perso nel vuoto. Di sicuro pensavi a una donzella. Sì, sì, ma non è come credi tu. Questa è una donna misteriosa. Addirittura. Raccontami questa avventura. No, guarda, nessuna avventura. C'è solo questa vecchietta vestita di giallo che gira di notte con delle borse piene di nessuno sa che cosa. Sì, la conosco. Passa spesso qua davanti. Ma davvero? E so anche cosa porta nelle borse. Si dice che commerci in viaggio di contrabbando dalla Slovenia dove costa di meno. E rifornisce tutti i vecchietti delle case di riposo di Trieste. Ma chi l'ha detto? Si dice. Cioè, secondo me questa è una semplice legattara con delle borse piene di scatolette per i gatti. Ti dici? Sì. Potrebbe anche essere. Ascolta, parliamo di qualcosa di più serio. Dove è che posso andare a comprare le sigarette qua? Qua in via Valdirivo. C'hai ragione, bravo, bravo. Non è possibile. E di nuovo lei. Ma stavolta non mi scappi, Dai, verde, verde, verde. Sì. Ammazza, per essere una vecchia cammina. Cammina veloce. I know it's
No, vabbè. Ma che cos'hai, piedi? I pattini? Mi tocca pure correre. Ci credo, me la sono persa. Ma pazzesco, sul serio, cioè seminato da una vecchia, incredibile. Meglio non raccontarlo a nessuno. La vecchia è più veloce di me e con tutte le borse. Oh cazzo, 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 cazzo! La macchina, mi hanno fottuto la macchina. Ciao, scusa, hai visto per caso una BMW nera? Era parcheggiata lì 5 minuti fa. Ah, era tua? Sì. Perché ho visto tre ubriachi salirci sopra e andar via. Cazzo, mi hanno rubato la macchina. Hai visto dove sono andati? No, però hanno nominato l'osteria Sbeccolez. Sbeccolez? Sai dov'è? Certo, in fondo a via Val di Rivo, in fondo. Ok, grazie mille. Ciao, grazie. Se matematica, no? 10 euro, mia titi, e se anche logica, no? Perché se mi depresto, titi, me devi tornare, sei logico, no? Scusate, scusate, c'è una macchina nera che dà fastidio in seconda fila, per caso forse è vostra? Ah, sì, lascia solo che trovo le chiavi. Adesso trovo le chiavi, siamo perfetti. Scusa, scusa. Imbecille, questa è la chiave della mia macchina. Ebete. Calmite, dai, non nervi, tranquillo. Sono calmissimo, guarda, nervi proprio zero, ti sembra nervoso? No, no, beh, allora beviamo un bicchiere, dai. Che bicchiere, ma che bicchiere. Date a cagare, uno, due e tre. Se vuoi vedere che ti porta via la macchina, matematico. Bene, questa non mi era ancora capitata. Macchina rubata da dei fenomeni e recuperata in tempo di record. Adesso sigarette e a casa. Ho le palle piene. Questa serata è iniziata malissimo, finisce qui. Punto. Mamma mia, che puzza di vino. Ma che cosa si sono bevuti questi qui? Una petroliera. Mamma mia. Oh. Ciao, come sei? Sei al finestrino, eh? Ma che cazzo sei? No, ma come cazzo ti guidi? Ti, scusi, dove sei Uce Nevio? Uce Nevio? Uce Nevio a bere un bicer. Uce Nevio. Vai, vai anche tu con loro, vai, cammina. Cioè, come vedi? Scusa, aspetta. Ma scusa, ma... Raus. Ma che modi? Torna ai tuoi amici. Sì, ma dove sei? Aremengo. Senti, non è che mi daresti un passaggio per farti perdonare? Dov'è che devi andare? Qui vicino, al bowling club. Dai, sali. Grazie. Non è che per caso hai una sigaretta? No, mi spiace, fumo solo l'elettronica. Certo, pareva.
Vuoi provare? Proviamo. Cos'è che devo fare qua? Qui. Ok. Ma che cazzo è sta roba? Mamma mia, è fortissima. Perché non sei abituato? Ah, ma è meno male. Cos'è che fanno in questo posto? La festa? Ah sì, tipo rave party, così. E le vendono le sigarette? Non lo so, non ci sono mai stata. Hai un viso familiare. Oh, un po' di bacco. Davvero? Sì, ma non capisco da dove. Sei amico di Cricco. Giri nella sua compagnia. No, non conosco nessun Cricco. Eppure ti ho già visto da qualche parte. Oh, ho una faccia comune. Poi Trieste è piccola. Eccoti finalmente. Ah, scusa. Andiamo dentro. Sì, sì, ok. Grazie, eh. Comunque, io sono Sara. Ciao. Non qui la macchina, eh. Ragazzi, sto solo 5 minuti. Vado a vedere se hanno le sigarette e vado via subito. Parola d'ordine? Che ne so. Cammina, dai. Musica, volevo una sigaretta. Grazie. Prego. Sei fuori? Ma che due coglioni, mazzi, te dei? Adesso ti prendo. Ciao.
Ma sei un cavalluccio o un asinello? Quanto sei bello. Ciao. Adesso ti prendo. Presa. Ehi, chi sei? Sono la vecchia con le borse. E cosa porti nelle borse? Strafanici. Strafanici? Vuoi dire cianfrusaglie? Sì, strafanici. Dai, vieni qui, mostrami i tuoi strafanici. No. Perché no? Perché me li vuoi rubare? Ma io voglio solo vedere. No, sei un furbetto. Perché dici così? Faccio il bravo. No. Dai, vieni qui. Non è. Dai, non ti mangio mica. Guarda, che chiama il fattore. Che fattore? Il fattore della fattoria. E chiamalo, tanto non ho paura. Fattore, aiuto! Vedi? Non viene nessuno. Sarà impegnato con la fattoressa. Ma cosa dici? Non li senti? Dai, mia bella poledrina, apri ste cosce che ti apro in due fino alle cervella. Dai. Vengo! Bingo! Hai preso la befana gialla? No, sono stato prima in bagno, ma l'ho persa. Perché la conosci? Certo! Mi fa sballare! No, guarda, non ti seguo, non capisco. Tranquillo. Per fortuna, me ne sono rimaste un po'. No, guarda, penso che tu abbia sbagliato persona. Ehi, polizia! Insomma, lei non era a conoscenza della festa a base di befana gialla, il nuovo acido che sta invadendo Trieste. Esatto. Però accidentalmente ha assunto la pillola. Corretto. Ma l'ho sputata subito, però. Accidentalmente. Me l'ha passata con un bacio una ragazza che poco prima si stava baciando con un'altra ragazza nel bagno delle ragazze. E lei che ci faceva nel bagno delle donne? Gliel'ho detto prima, stavo inseguendo la signora vestita di giallo, quella con le borse. Ah, sì. La famosa signora con le borse. Quindi, ricapitolando. Lei si è imbucato alla festa per cercare una sigaretta. Poi, visto che c'era, ha voluto pure dare la caccia a una vecchietta. E mentre era nel bagno delle donne a fare il guardone, ha ingerito, o meglio, ha baciato una ragazza che le ha passato suo malgrado la famosa befana gialla. Signor Fantina, come la mettiamo? Quando siamo entrati lei era con lo spacciatore. Dennis Fantina. Buonasera. Il vincitore del mio talent preferito. Buonasera. Sapessi quanto ti ho votato. Ma come mai da queste parti? Cosa hai combinato? In realtà niente. Senti che voce. E poi è sempre bellissimo. Canti ancora? Sì. Allora un pezzettino di una rosa blu ce lo devi fare. Scusa, non abbiamo ancora finito qui. Ah, sì. Allora. Scusa, Dennis, ma allora tu confermi la tua deposizione, cioè che ti trovavi là per caso, hai trovato questa pasticca, ma non c'entri niente con questa gente? Sì, certo, anche perché è la verità. Ah. Allora, ci basta una firmetta e siamo tutti contenti. Mm?
Perfetto. Grazie. Un pezzettino. Scusate, non si può cantare in questura. Sì, il mio collega ha ragione. Ha ragione il mio collega. Posso andare? Prego, vada pure. Almeno una foto, eh? Certo. Dai. Benissimo, grazie mille. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Scusi, non è che per caso mi offrirebbe una... Vada. Vada. Bene, mi mancava anche questa, finire in questura e passare per tossico. Bravo, bella figura quella polizia. Meno male che c'era la poliziotta, se no restavo lì tutta la notte. Ehi, scusa! Questo? Puoi venire! Vieni, vieni! Un altro fenomeno. Cosa c'è? Era la festa anch'io! Ah, sì, si vede. Ero dentro, nella camera vicina alla tua, e non ho potuto fare a meno di sentire il tuo interrogatorio. Ok, e quindi che cosa vuoi da me? Io conosco la signora, quella di cui parlavi prima tu, quella in giallo con le borse. La conosci? Mica tua? No, si chiama Lady Babushka. Lady Papuzza? No, Lady Babushka. Ah, deve essere russa. Non si sa bene chi sia, però era presente all'omicidio di Kennedy vestita di giallo con il foulard. Lei era lì, ferma, impassibile, immobile, mentre tutti quanti scappavano impauriti. All'omicidio di Kennedy, il presidente Kennedy. Senti, si dice che lei è una viaggiatrice del tempo, venuta dal futuro per curiosare nel passato. Sì, magari con una DeLorean grigia dall'alto. Non ci sono altre spiegazioni. No, una spiegazione c'è di sicuro. Quante pillole hai preso oggi? Troppe! Ma non ne avevo nessun dubbio, guarda. Grazie comunque per questa tua storiella, sei stato gentilissimo, ma veramente gentilissimo. Grazie, caro. Ciao e buonanotte, eh? Buonanotte. Scusa, hai una sigaretta? No, mi spiace. In realtà sto cercando anch'io. Peccato. Peccato. Peccato di cosa? Cioè, oggi fenomeni come se non ci fosse un domani. Eppure sta storia di Kennedy e la vecchia mi sembra di averla già sentita. Siamo a Dallas, 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy, il presidente statunitense più amato dall'opinione pubblica, ma anche uno dei più odiati da vari gruppi di potere, attraversa la città a bordo di una Lincoln Continental e la folla lo acclama. Molti fotografano, tra cui una donna in giallo che si dirige verso il ciglio della strada. È presente in altri numerosi scatti che ritraggono l'attentato al presidente Kennedy. Questa donna è stata ribattezzata con l'appellativo di Lady Babushka. Poi, all'improvviso, avvengono gli spari. Il presidente viene assassinato davanti a tutti e l'America intera piomba in uno stato di shock. Eppure lei, Lady Babushka, imperturbabile, mette via la macchina fotografica e si allontana senza fretta e senza mostrare alcuna emozione. Chi è realmente Lady Babushka? E perché non ha mai risposto all'appello dell'FBI che chiedeva a tutti di portare alla polizia foto e filmati affinché potessero essere esaminati per cercare indizi utili a capire la dinamica di un omicidio che, a distanza di oltre 50 anni, continua ad essere avvolto nel mistero? Per alcuni è solo una donna che si è trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato, ma altri credono che potesse essere una spia russa o di altri paesi, non è chiaro, visto che l'identità della donna non è mai stata scoperta. Il soprannome Lady Babushka deriva dal foulard,
Babushka in russo, con cui teneva raccolti i capelli. Ad oggi è l'unica persona non identificata dall'FBI presente quel giorno a Dallas. Era forse una viaggiatrice nel tempo? O si è trattato di una persona mandata a verificare che tutto andasse come doveva andare? Resterà il dubbio sulla reale identità di questa misteriosa donna, sul perché non sia stata identificata e sul non meno inquietante fatto che la donna non avesse minimamente reagito fuggendo, come hanno fatto altre persone, in quei tremendi istanti. Boh, vabbè, per me rimane comunque una gattara. Cosa vedono i miei occhi? Finalmente! Certo, sperando non sia fuori servizio anche questo, ovviamente. Selezionare prodotto. Finalmente, non ci posso credere. Inserire la tessera. Inserire fine in fondo. Sì, l'ho messa. Estrarre tessera. Tessera valida. Grazie, meno male. Inserire credito. Ah, oh, giovane, scusa. Sì, giovane, giovane, una volta giovane. Hai una monetina? Anche più di una, ma mi servono, devo comprare sigarette. Bravo signore, qualche monetina allora, dai. Come qualche monetina? Ma che si moltiplicano, tra un po' vorrei 5 euro. Oh, bravo capo, 5 euro. Devo mangiare, dai, ho fame. Le 2:30 di notte, dov'è che vai a mangiare? Guarda, guarda, tieni, dai, tieni, vai. Dai. 50 centesimi, non prendo neanche un caffè. Mannaggia a te, mannaggia. Tieni, dai, va, va. Vaffanculo, va. Come vaffanculo? Pur un vaffanculo mi sono preso. Vabbè, dai. Vabbè, 2, 3, 4, 50, 70. Mi mancano 50 centesimi. Ehi, scusa. Che c'è? Che vuoi? Ti ho appena dato 2 monetine. Ah, non mi ricordo, non ero io. Dai, non fare il cretino, ti ho dato 2 monetine da 50 centesimi, me ne serve una per comprarmi le sigarette. Mamma mia, che morto di fame che sei. Io? Ma come ti permetti? Ma davvero... Poveraggio. Oh, cazzo, brucia. Oh, brucia. Non ci vedo. Sempre 2 secondi. Blu? E tu cos'hai il faccio? Il ballerino. Ma cos'è il ballerino? Il ballerino. Il ballerino. Ma come noi? Andiamo a ballare. Andiamo a ballare. Ben piano. Oh, devo bere un bicchiere di vino. Ma che bicchiere? Mi serve dell'acqua. L'acqua fa venire la rusine. Qui ci vuole un buon bicchiere di vino. Andiamo de Marisa. Bravo Uccio, andiamo de Marisa. Ma che Marisa, che Marisa, ma cosa vino? Mi serve dell'acqua per gli occhi. Vuoi vedere chi questo beve con gli occhi? Tu vuoi vedere che sì, ciao. Ma che tetone che aveva Marisa. Sbrigava i bottoni di quella camisa. La fontana, la fontana. Ma dove sei andato? Ma cosa ne moglie ciò? È matematico, eh. Buon, devo di Marisa, dire. Andiamo di... Grumare i bottoni. E se vediamo di Marisa. Sì, va bene, va bene. Thank you.
proprio una bella serata di merda. Quando mi fisso, finisce sempre male. Le sigarette, la vecchia. Sono stanco morto, ho bisogno di spiccioli, di comprarmi le sigarette. Ci mancava solo sto stronzo di barbone. Ancora mi bruciano gli occhi. Cara la mia Trieste by night, sai che ti dico? Io vado a dormire e fanculo alle sigarette. Forse è la volta buona che smetto. E scommetto che Lady Babushka stanotte se ne starà lontana da me. Devo recuperare la macchina. Adesso ci saranno almeno 20 minuti di camminata. Anche 30, mi sa. Però magari il bruciore agli occhi passa con un po' d'aria. Dai. No, Nerio, ogni settimana così. Vogliamo andare? Ogni settimana. Zio Nerio. Oh. Pepi. Ma che cosa ci fate in giro a quest'ora? E tu che ci fai alle 3 di mattina e a piedi? Guarda, una storia lunga. Ti dico solo che me ne sono successe di tutti i colori. E tutto per colpa di una vecchia. La vecchia? Una MILF vorresti dire? No, ma che MILF? Una vecchia. Una vecchia vestita di giallo che gira per Trieste con le borse. Ah, la vedova Allegra. Ma perché la conosci? Oh, sì, la conosco. Si narra che avesse almeno 5 mariti e che li portava le loro cenere nelle sue borse. Ma figurati, ma che cosa vai dicendo? Se non ascoltare zio stasera che ha bevuto quel bicchierino di troppo. Ancora con le ceneri, Nerio, ma dai. Quella è una matta qua, seguita dal centro di igiene mentale. No. Sai qual è il problema? Che nessuno sa che cosa porta nelle borse. Cosa porta nelle borse? Strafanici porta. Ah, ancora questa storia delle cianfrusaglie? Che storia? Guarda, lascia perdere, è una roba mia. Va bene così, non importa. Okay. Non importa. Vuoi un passaggio, Dennis? Ma guarda, sai che cosa ti dico? Io quasi quasi me la faccio a piedi. Ce la fai, sì. Vai a sapere che mentre cammino non le incontro e magari scopro che cosa porta nelle borse. Un'idea, bravo. E allora, dentro. Salute, viva! No. Ah! Gira, gambette, ecco, ciao, lì. Ciao Peppi, mi raccomando, portamelo a casa sano e salvo, come eh? Sempre. Quindi ricapitoliamo quello che mi è stato detto. La vecchietta è una spacciatrice di Viagra. Poco probabile. Una gattara. L'ho sempre pensato. Una viaggiatrice del tempo. Questa è proprio una stronzata. Oppure è una vedova allegra. Non impossibile. O come dice Peppi, una matta. Sarà. Secondo me rimane comunque una gattara. Magari una gattara matta. Mamma mia, proprio io che sono una stemia, guarda. Non me ne parlare un mal di testa. Terribile. Ma io non bevo, io sono stemia. Mamma mia. Ammazza, meno male. Eccolo là. Queste due adesso? Do suonare, Zavedo. Ciao! Noi siamo due fans. Sì, è vero. Ma non è quello che ha fatto X Factor. Ma no, X Factor. Lui è quello del fiore blu. Ah, il sì, fiore è vero! La rosa! Sì. Quella canzone mi spalanca il cuore! È vero. E senti, ci fai un autografo? Sì. Certo. Sì, un autografo. Hai carta e penna? No, stasera sono uscito senza. Dai, aspetta, guardo anch'io.
Sì, vabbè, niente. Guardo anch'io. Aspetta. E, senti, ce lo fai qua? E se no me lo fai sulle tette? Ma dai, che guarda, no, è complesso in ogni caso. Guarda, facciamo qua, facciamo qua. Mi presti la borsa che sì, mi sì, certo. Grazie. Metti certo. La borsa. Grazie ecco. Mille. Sì. Dite anche i nomi. Ah, no. Già, è vero. Vai. Ad Anna. Uh-huh. E Silvia. Anna. E Silvia. Con ardore. Con ardore. Eh sì. Con ardore. Michele Zarrillo. Sì, certo, sì, certo. Quello sì, della rosa blu, no? Certo. Cioè, sono io, certo. 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 Sei tu. Certo. Michele Zarrillo. Grande, fantastico. Wow. Ecco. Grazie. Grazie. Grazie, gentilissimo. Grazie mille. Bravo, gentilissimo. Ciao ragazzi, ciao, grazie, buona serata. Ciao. Grazie anche, ciao. Aspetta che mando un messaggio a Michele Zarrillo così lo faccio ridere un po'. Da piccolo mio padre mi diceva sempre: ricorda, se vuoi stare al centro dell'attenzione, devi essere un talento, altrimenti sei solo un pagliaccio. E tu non sei un pagliaccio, ma un clown. Grazie, ma sei gentilissimo. Grazie mille. Certo, avrei preferito una sigaretta, eh? Però va bene. Mai fidarsi di un clown dopo la mezzanotte. Ma tu non sei quello che ha portato qui Sara prima? Sì. E l'hai vista per caso? No, sono appena arrivato. Scusa, ma non era con te? Sì, ma poi quando siamo scappate dal locale l'ho persa di vista. Scappate da dove? Dal retro, no. Ah, perché c'è una porta sul retro? Ma ovvio che c'è una porta sul retro. Chiamala al cellulare, no? Ma l'ho già fatto. Solo che quella ha bevuto, è confusa e non mi risponde. Sarà colpa della Befana Gialla. Ma che ne so, ma perché Sara si mette sempre nei pasticci? Vabbè, dai, tranquilla, la cerchiamo assieme. Davvero? Sì. Grazie. Risponde o è irraggiungibile? Non risponde. E sono davvero preoccupata. Sarà la centesima volta che provo.
Va bene, tranquilla. Magari è impegnata a fare altro. Tipo? Beh, tipo. Ma cosa stai dicendo? Dai, non scherzare. Beh, perché non sarebbe possibile, scusa. Non è il tipo. Ce lo dici tu. Abbiamo compagnia, qualcuno ci sta seguendo e non vorrei che fosse di nuovo la polizia. La polizia? E perché la polizia? Ah, guarda, lascia stare, è una storia lunga. Ma sei sicuro ci stanno seguendo? Sì, adesso lo andiamo. Visto? E ora? Ora niente, sicuro non mi metto a fare le corse tipo Indianapolis con il dubbio che sia la polizia. Ma ci mancava anche questo. Comunque vediamo che cosa fa adesso. Secondo me l'abbiamo seminato. Oddio, ma chi è quello lì? Solo un passante. Non so cosa fare. Forse dovrei chiamare la polizia. No, 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 per carità, niente polizia. Cerca solo di stare tranquilla, su. Oddio, guarda, queste cose mi agitano. Mi viene da piangere. Dai, dai, su. Oddio, il telefono. Scendi dalla macchina, stronzo! Lorenzo! Dennis! Amore. Lorenzo, anche tu, in amore ci vuole un po' di fiducia. Scusami, amore. Lo sai che sono geloso. Rientravi a casa, non rispondevi al cellulare. Io mi sono fatto le solite seghe mentali. Come sempre. Beh, almeno finalmente ci siamo conosciuti. Dennis, Fantina. Piacere. Avrei preferito magari in un'altra occasione, che ne so, una cena in tranquillità. Però vabbè, com'è piccola Trieste, eh? Sì. Scusami, Dennis, per la scenata. Io non è roba mia. Figurati, sul serio. Nessun problema. Che facciamo, amore? Andiamo a casa? Stai tranquilla, vedrai che non è successo niente a Sara. Secondo me è a casa che si sta facendo una bella dormita. Ragazzi, io vi do la buonanotte. Buonanotte, Dennis. Ciao. Scusa ancora, eh. Ciao, ma figurati, ma figurati. È un piacere. Ciao, ciao. Ciao. Mamma mia, sono proprio stanco, stanco. No, dai, no. Dai, ti prego, forza. Uno, due, tre.
Uno, due, tre. Sì, è 4, 5, 6, e vaffanculo. Ok, me lo merito. Ho tirato la corda troppe volte. Domani mattina devo chiamare un meccanico. Serata di merda. Di merda! Certo, però è un sacco di tempo che non vengo in Città Vecchia. Che meraviglia. E che tranquillità. A quest'ora, poi. Beh, cazzo, sono quasi le 4, per quello non c'è nessuno. Sembra di essere in un'altra città, però. Ci devo tornare un'altra notte. Magari quando sono meno stanco. E meno male che siamo in discesa. Altrimenti chi ci arriva a casa? Bello, hai voglia di divertirti un po'? No, grazie, guarda, non sono il tipo. In più ho passato una notte veramente d'inferno. No. E non vorrei trovare altre sorprese. Ma guarda, grazie. Che io non nascondo nessuna sorpresa. Sì, sì, ti credo, non occorre che metti in mostra. Sicuro proprio di non aver bisogno di niente? Guarda, se proprio, proprio insisti. La sigaretta? Ma guarda, io abito lì in quel palazzo lì sopra. Sì, e ce le hai? Sì, un cliente ha lasciato un pacchetto smezzato. Va bene. Ecco. Diciamo che a parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stivale, che con sto caldo ovviamente non ci sono, speriamo che non abbia problemi seri. E se mi dà veramente una sigaretta, le chiedo se è ottimista e di sinistra. Grande Lucio. Accomodati. Grazie. Carino qui. Chiudo. Ah, vado a prenderti le sigarette. Vuoi bere qualcosa? Magari, ma quello che prendi tu? Un drink. Lo prepari tu, eh? E lì c'è la cucina. E trovi liquori, bicchieri. Torno subito. Abigeato! Come prego? Abigeato! Furto di bestiame. Fantina, Fantina, non sei cambiato per niente! Professoressa Fabris. Fanne tre. Eh sì, caro mio, il tuo incubo di lettere è ancora vivo. Ma come fai a non ricordare le parole desuete? Ve le facevo imparare fino allo sfinimento. Cribbio, siamo ancora a pagina 8 con te. Vabbè, però non ero nemmeno concentrato. Perché adesso lo sei? Eristico. Non credente. Di poca fede? Contenzioso, polemico, ingannevole. Prof, sono passati tanti anni. Ma sta zitto, capra. Ma nonna, che ci fai alzata? Mi è venuta sete, io sono andata in cucina e ho trovato Fantina, che fa anche rima.
E lo conosci? Certo che lo conosco. Era quello che mi faceva dannare in classe. Cosa guardi? Non troverai lì la concentrazione. Scusa, Sara, non ho mica trovato le sigarette. Nonna, ma non le hai viste? Erano sul comodino. Appunto, erano. Nonna, erano lì per i clienti. Perché? Lui è un cliente? No, no, no. No, prof, non dico così. Io sono salito solo per prendere una sigaretta. Oh, tandul e sporcaccion. Allora cosa brindiamo? A cosa brindiamo? Alla vita. Si brinda sempre alla vita. Cin cin. A voi due che siete ancora giovani. E così mia nonna era la tua professoressa di lettere. Sì, pazzesco. Pletorico. Lascivo? Eccessivo! Mus, neanche col suggerimento. Questo era facile, scusa. Prof, ma che cosa sta succedendo? Cioè, questa situazione? Caro Dennis, dopo la morte di mio marito, sventura su sventura. Una nipote con la testa matta e tanta rassegnazione. Però non c'era un'altra strada? Ma sei matto? A 8 euro all'ora? Ma tu non hai idea dei debiti in cui siamo sommersi. Cioè, questo è quello che tu guadagni in una sera? Hai capito? Ma capisci adesso? È il metodo più veloce per uscire dalla merda. Ma cosa sono queste parole? Appunto, deiezione semmai. Oh, ma perché? Non era giusta questa? Questa è per quando eri ragazzino, perché a scuola non potevo percuotervi, adesso sì. Vabbè, insomma, io credo sia meglio che vada. Non resti qui? C'è Morfeo che mi sta chiamando. Morfeo? Figlio di? Non lo so, non me lo ricordo, ma so che mi sta chiamando. Professoressa, posso abbracciarla? Non è che mi arriva un'altra botta in testa? No. Ok, ok. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Basta la mano. Sì, certo. Buonasera, buonasera. Morfeo! Figlio di Ipno e di Notte. Mus! Pazzesco. Come cambiano le cose nella vita. Da vecchia integerrima professoressa con la nipote che fa la prostituta. Pensa a te. Sembra di stare in un film di Fellini. Una dietro l'altra. Ne facciamo un'altra. Nicole, per cortesia. Scusa, stiamo girando un film. Scusa tu, ma io non lo sapevo. Cioè, ho visto questa scena qua e sono intervenuto. Sì, vabbè, però. Scusami. Ma che film state girando? L'ombra della notte. L'ombra della notte. E di chi è? Ronnie Roselli. Ronnie Roselli? E chi cazzo è Ronnie Roselli? Vabbè, scusami, comunque... Buon lavoro, non volevo disturbarlo, mi spiace. Ciao. Ciao. Ronnie Roselli,
Ma vaffanculo, va. Dai, ne facciamo un'altra, subito pronti. Vai col Chuck. 43, 9, sesta. Azione. Stop. Perfetta, buona così, ottimo. Vedi? Mi riconosci? Ah, oh, sei il bianconiglio. Sì, sì, il bianconiglio che ti riporta a casa. Ciao Lorenzo, scusa l'ora. Avvisa Cinzia che ho trovato Sara. Tutto a posto, la riporto io a casa, non vi preoccupate. Ci sentiamo domani. Ciao. Dai Sara, su, forza. No, mi gira tutto. Voglio scendere, dalla giostra. Sì. Dove abiti? In via Donadoni. Dai, qua vicino. Ce la fai a camminare? Sì. Allora su, forza. Ti porto a casa. A che numero civico stai? 35 o 53. Lo chiediamo alla Befana Gialla? Dov'è? Non la no, vedo. No. A posto così. Cammina. Ridi. Aspetta. È questo il portone? Ciao portone. Ciao portone, sì. Aspetta, mettiti qua, faccio io, dai. Oh. Mamma mia, aspetta. Ferma qui, eh. Allora, Sara, via 35, perfetto. Forza. Fermo qui. Fermo, un attimo che cerco le chiavi, eh. Ferma. Bingo! Ok, bene, forza. Non so.
Girati per favore, dai, mettiti su. Ciao! Ciao! Sì, sì, forza. Ok, mettiti bene su. Perfetto. Adesso stai qui, buonina, buonina. Io ti vado a prendere un po' d'acqua, ok? Pina colada. Pina colada, va bene, ok. La cucina? È in cucina. Certo, ovviamente. Grazie. Grazie. Ancora o sette? Sempre pina colada o adesso cambiamo, facciamo un mojito? Pina colada. Perfetto. Robe da manicomio. Pazzesco, pazzesco. Guarda, non è come sembra. Posso spiegarti tutto. Ciao, mami! Ma ti rendi conto, disgraziata? Che se non era per lui, chissà che fine facevi questa notte. Questa volta non la passi liscia. Vabbè, dai, alla fine è andato tutto bene. Non lo farai più, vero? Mi dispiace. E poi pensa che figura mi avresti fatto fare in questura se ti portavano là questa notte. L'hai fatta proprio grossa. Devi ringraziare che c'è qua Dennis, altrimenti non ti salvava neanche il Padre Eterno. Adesso sparisci. Vai in camera tua. Grazie. Sparisci. Scusami. Tranquilla. Non so. Da quando mi sono separata da suo padre è tutto peggiorato. Forse un po' il mio lavoro, un po' le sue amicizie. E questo è il risultato. Il fatto è che secondo me manca una figura maschile, capisci? E poi anch'io. Mi sento sempre più sola e non credo di avere più nessuna carta buona da giocare. No, dai, non dire così. Sei ancora una bella donna, hai tutta la vita davanti. Dici davvero? Mi trovi bella? Beh, sì, sei una bella donna. In divisa, poi, hai un certo fascino. Grazie, sei molto caro. Ma dimmi una cosa, Dennis, tu... Tu non ti senti mai solo? Beh, sì. Cioè, no. No. Anzi, ora devo proprio andare. Sono stanchissimo, è tardi. Beh, fermati qui. Puoi dormire con me se vuoi, non ci sono problemi. No, no, ti ringrazio di cuore, ma sono veramente stanchissimo, non mi reggo in piedi. Capisco. Dennis, grazie di cuore per quello che hai fatto stanotte. Buonanotte.
pazzesco. È quasi paradossale, non è possibile. Ma non può sparire così velocemente. Stai a vedere che il tossico aveva ragione e che è veramente una viaggiatrice del tempo. Mi sa che comincio a darmi matto anch'io. Che notte. Questa notte. Ecco, credo che questa notte vada raccontata. Mi è successo di tutto. Che poi se la racconto così a parole non mi crederebbe nessuno. Ci vorrebbe qualcosa di più forte, di più incisivo. Un libro. Potrei scrivere un libro. La signora in giallo. No, no, quello non va bene. C'era già un telefilm. E poi, chi ha tempo di scrivere? Oppure bello sarebbe farci un film. Eh sì, un film sarebbe proprio bello. La trama ce l'ho. Mi manca solamente il regista, la troupe, il cast. E che ci vuole? Comunque potrei chiedere a quel tale, Roselli, aveva una bella troupe. Domani lo cerco su internet. Magari su YouTube lo trovo. E poi, ecco, il titolo. Lady Babushka. Un film che si chiude con un'alba così. Guarda che meraviglia. Era da tanto che non vedevo l'alba. Grazie, Lady Babushka. Questa emozione è merito tuo. Grazie. Quanto caffè ti faccio? Guarda, non ti sto nemmeno a spiegare cosa mi è successo stanotte. La notte più incredibile che io abbia mai vissuto. Addirittura? Sì, sì, ti dico pazzesca, irreale, surreale. Cioè, più volte ho pensato di essere in una candid camera. Ma cosa ti è successo? Praticamente, sono uscito ieri sera per andare a comprare le sigarette e mi sono ritrovato ad inseguire una vecchia con le borse. Una vecchia vestita di giallo? Che cazzo, la conosci pure tu? Sì, la vedo ogni giorno quando apre il locale, deve abitare da queste parti, povera donna. Povera donna? Perché? Non sai la storia di Sofia? No, non sapevo nemmeno si chiamasse Sofia. Questa sì, è una storia importante, da film. Beh, allora, racconta perché, guarda, tutta la notte che la inseguo per capire chi è, dove va, che cosa fa e soprattutto che cosa porta nelle borse. Sofia è figlia di un soldato americano quando... Gli americani erano qua a distanza quando c'era il governo americano. E John Brown è di una ragazza triestina che però è morta di tifo quando la bambina aveva 5 anni. Allora il padre se l'è presa, l'ha portata in America, lei ha studiato e a 16 anni si è iscritta a una scuola di recitazione. Un talento eccezionale, era una delle attrici più famose negli anni 70. Un'attrice? Un'attrice bravissima. Solo che sai, dopo un insuccesso qua, un insuccesso là, e ha smesso di fare cinema, praticamente. Però è rimasta sempre nell'ambiente, sai, amica, amante di qualche produttore, regista, queste cose. Appunto, e quindi com'è che si è ridotta in questo modo? Intorno ai 40 anni ha deciso di tornare in Italia, senza il becco di un quattrino. E vista la sua bellezza, che sapesse fare l'attrice, la doppia cittadinanza, e è stata assoldata dalla CIA. La CIA? La CIA. E l'hanno messa a distanza qua a Trieste perché c'era il confine della NATO, no? Con la Jugoslavia. E è stata addirittura coinvolta in qualche conflitto a fuoco. Pure. Solo che dopo, creatura, quando l'hanno presa gli jugoslavi, e durante un interrogatorio devono aver fatto qualcosa, è rimasta, come dire, un po' offesa. Naturale, cioè, con tutte le cose che ha passato, comprensibile. E da quella volta gira per città, giorno, notte, con ste borse. Sì,
ok. Ma dentro le borse, cosa c'è? Tutte le cazzate che ti ho detto. Vaffanculo, Mario. Ci sono caduto con tutte le scarpe, te e sto creatino. E caffè? Ma che caffè? Ormai si fa da giorno. C'hai ragione. Buonanotte. Sì, buongiorno. Ciao. Ciao. Scusa, e questa impalcatura? Ma quando l'hanno messa? Dai, passo da qui ogni giorno per andare a casa, non me ne sono mai accorto. Io devo dormire di più. Altro che andare a zonzo dietro una vecchia. Come se fossi un maniaco. E poi povera vecchietta. Chissà se la rivedrò mai. Magari non ci incroceremo mai più. Buongiorno. Un caffè. A posto così.